con la Juve, secondo me. Veniamo ai fatti veri, praticamente, che ho vissuto io lunedì sera. Attenzione, che quello che vi dirò è come il prete che dice il Vangelo: non aggiungerò né una parola in più e né una parola in meno. Dirò quello che ho sentito con le mie orecchie. Allora, lunedì ho partecipato a una convention, no, dove la madrina della convention era Elisabetta Conte, in cui, lasciatemi dire due cose di lei, è una signora eccezionale, di classe, semplice, solarietà, veramente una persona. Allora a me mi hanno messo degli sponsor, perché 3 anni che collaboro nella raccolta soldi, quattrini, per l'ospedale Regina Margherita. Allora ho portato questi miei 3 doni che poi hanno tirato sorteggio, e alle ore 19 circa è arrivata Elisabetta Conte. No, dove mi ha visto, devo dire la verità, abbiamo un bel rapporto, non è che ci frequentiamo, migliore di quello con lui, lo sottolineo. E mi è venuto incontro e mi ha ringraziato che ho collaborato a questa serata, tutto quanto. E poi non dico con chi ho parlato della famiglia, lascio a voi cercare di capirlo. No, io volutamente non vado nel discorso, nemmeno quando viene Conte, non parlo di lui di calcio, perché so che lui non ne vuole parlare. Ho capito com'è e lascio stare. Difatti lui è arrivato poi alle 8, mi ha salutato, ciao, come stai? Va bene. Ho parlato con quello della famiglia e, stranamente, questa persona della famiglia è andata a lei nel discorso. Adesso c'è questa cosa qua di Conte, queste cose qua. Ho detto: guarda, io gli ho detto costantemente, mi spiace perché ci ha fatto vivere 3 anni bellissimi dopo quello che veniva sopra. Mi sono divertito un mondo, ho detto io, se va via veramente mi spiace. Queste parole ho detto. A che punto ho avuto questa risposta? No, così, guarda che non è detto che vada via. Mi ha detto: non è detto che vada via. Lui non ha ancora niente deciso, lui vuole un programma, non quello che hai detto tu adesso di una squadra forte o quelle cose qua. Lei mi ha parlato, lui vuole un programma dalla società. Cioè? Per la Champions. Un programma di dire: no, non è quest'anno, però magari fra un anno o due, però io ti prendo questi giocatori, un programma che lui sappia che a cosa va incontro. E la cosa più bella dopo queste cose qua è stata, secondo me, la più importante, che ha detto testualmente: Torino è la mia città, io non vorrei andare via. Certo, ma la moglie di un Chi ha allenatore detto o la fa... moglie? Non l'ho detto io. No, Sarà la la moglie, moglie è la una... Infa... Ah, non l'ho detto la io, cognata. attenzione, Qualcuno, non l'ho Giuliano, ma detto, se io tu dici che una non vuoi parente. Ho andare detto via... uno della famiglia, perché la Beh, questa persona della famiglia... Elisabetta l'ho sentita di nuovo ieri Giuliano. sera, alle 18 mi ha No, telefonato ma so che hai un bel per rapporto con lei, è ringraziarmi ancora importante della questo. serata e mi sento onorato della sua stima e amicizia, Ma credo. questo fa piacere, anche perché è vero, è una signora come si deve. Detto questo, il programma di cui tu parli, Quella di cui persona ha questa parlato persona ha di parlato, programma, lui ok, ma che vuole un cosa può, programma. okay, ma cosa può voler dire? Lui ha fatto delle dichiarazioni ben precise. Dice: io con questi giocatori di più non possiamo fare, anzi, come per dire, è già un miracolo quello che abbiamo fatto. E noi l'abbiamo sempre detto, io ho Ed è sempre vero, detto insomma. che lui è riuscito a tirar fuori sangue dalle rape. Pensiamo, piace nominare sempre lui, però Bonucci non era quello che comunque è Certo. diventato. Se ve lo ricordate, con Del Neri era Sì. un disastro No, un assoluto. disastro. È arrivato Conte, è riuscito. Ma perché Conte, diciamole le cose come stanno, la sua più grande qualità, sapete qual è? Quella di essere un grandissimo motivatore. Sì. È un gran, più che un grande tecnico per adesso, a mio modesto parere, nel senso che comunque prima di arrivare a Lippi, secondo me ci vuole ancora Però un attenzione, noi po'. avevamo dei buoni allenatori che sono arrivati con pedigree mica indifferente, no? Abbiamo avuto Del Neri, abbiamo avuto. Ma Sì, no, no, lasciami vero, vero, finire, eh? sì. Abbiamo Del Neri, abbiamo avuto Zaccheroni, abbiamo Tieni avuto. conto che però sono stati allenatori che dopo Attenzione, ha avevano un allenato la Juve e si sono attenzione, bruciati. avevano un difetto però, quello che non c'ha Conte, non sapevano leggere la partita, quello che è la forza di Beh, Conte. Ma secondo te,
No, loro è vero. Cosa parliamo di domenica? Di sedere o di intuito? No, no, che no, ha messo no, un sbaglio? No, 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 sì. Quello va benissimo, hai ragione. Dico però una cosa che ormai l'hanno capito anche i sassi, che in Europa si gioca col 4-3-3 o quantomeno con i 4 ma dietro. Capire il momento del cambio. Capire no, no, il no, momento non è questione del di cambio, è questione di formazione iniziale. Ieri sera, squadre per tutto quello che volete, giocavano con quattro con difensori. Dietro, sì. Quando è che la Juve ha giocato con quattro difensori quest'anno e ha giocato bene, tenendo testa a una squadra, la squadra che aveva di fronte, che era decisamente più forte, contro il Real Madrid? Contro il Real Madrid ha fatto due belle partite, poi vabbè è andata male, l'espulsione che giustamente tu hai ricordato, vabbè, quelli sono, però sì, ha giocato con quattro difensori dietro e ha giocato bene. Poiché era 4-3-1-2, insomma, vabbè, 4-3-3. Sì, però erano 4 dietro, sì. E quello fa... Allora, io secondo me Conte è un grandissimo, e noi, se se ne andrà, speriamo di no, lo ringrazieremo per tanto tempo. Su questo non ci piove. Comunque io sono convinto di una cosa, che se va via, poi ritornerà la Juventus. Ah, tu dici un, sì, sì. Un ritorno? Anch'io, quello penso anch'io. Quindi cosa fa? Va a farsi magari le ossa no, 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 lui ritornerà anno. Quando la Juventus... avrà difficoltà a vincere. E come quello che ti chiedo, Giuliano, e chiedo anche a Massimo, ma questo programma, progetto, che cosa può voler dire? Allora, la Juventus cosa, intanto è una squadra che comincia a essere un po' vecchia. Secondo me, io lo interpreto così. Quest'anno ti prendo questi giocatori, vedi cosa puoi fare. Un altro anno lui sarà obbligato a cambiare 3 o 4. Quello che dicevo. Perché lì Pirlo non ce la fa più, tra due anni. Poi abbiamo Barzagli, avrà 33 già anni poi, il campionato ha già 33 anni. Li ha già compiuti 33 no, anni. No, guarda, guarda che ne ha sì e no, nemmeno 32. Li ha compiuti l'altro giorno, no, te lo dico. Una cena. No, io non guarda la cena. Poi bisogna vedere come recupererà col ginocchio. È nato l'8 maggio del 1981, sì, la cena, paga pure la cena, a 33 che mese? Che mese? 8 maggio, appena allora, fatto adesso. Allora, cosa ti ho detto? È l'ultimo anno. A 33 anni, caro mio, purtroppo, No, è un bel giocatore, anni. Però è stato valorizzato da Conti, perché anche Barzagli quando è arrivato alla Juve, Ah sì, sicuro. Lì è stato un grande intuito di Marotta, 300 mila. Sì, è stato bravo.